Bene, salve ragazzi, io sono Giovanni Messina e bentornati sul videocorso di Lumion 5. Beh, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'ultimo grande capitolo che era quello delle animazioni. Abbiamo visto come effettuare una animazione all'interno di Lumion. Vedete questo specchietto? Potremmo applicare un filtro come per le immagini ad ognuna di queste sequenze che vedete qui sotto, vedete? Ma o comunque se mi trovo nella main principale, io posso applicare gli effetti un'unica volta e saranno automaticamente applicate a tutte le sottosequenze del mio filmato. Quindi questi sono gli effetti del filmato, possiamo sceglierne una quantità enorme, poi sta a noi. Vedete, una volta che io le ho applicate, come sempre, non ci rimane che modificarne solo i parametri. In questo caso la nebbia, vedete? E dicevo che questi effetti possono essere applicati sia localmente su ogni sequenza o comunque nella main principale, cioè a tutto il filmato. Vedete, adesso sto operando nella main principale. Posso applicare la riflessione come fatto per le immagini, basta cliccare poi ancora sul segno plus più qui, scegliere il piano quando mi diventa verde, se è rosso vuol dire che non è possibile applicare in quel posto le riflessioni perché il materiale non è di quel tipo. Adesso clicchiamo anche sulla piazzola e vogliamo rendere riflettenti entrambi. Quindi a seconda del materiale che io sono andato ad applicare, avrò il tipo di riflessione. Ok? Quindi dobbiamo comunque settare la riflessione all'interno del materiale. Possiamo, ad esempio, sappiamo come rimuovere gli effetti, ad esempio rimuoviamo la nebbia e possiamo aumentare il grado di riflessione delle superfici stesse in modo semplice. Vedete le mie superfici adesso sono del tipo riflettente, ma ripeto, è una cosa che noi andremo e dobbiamo per forza regolare all'interno del materiale ancora prima di eseguire l'animazione. Cioè vuol dire che io all'interno del materiale che vado ad applicare setto una quantità di riflessione che decido io, come abbiamo visto già per i rendering. Adesso mettiamo che io volessi applicare un filtro solo alla seconda sequenza, ad esempio. Scegliamo un filtro, ecco, tipo di saturazione. Questo è a titolo d'esempio per vedere come è utile all'interno di Lumion copiare, no, se noi applichiamo 20 filtri su una sequenza e vogliamo solo applicarlo ad un'altra sequenza, non tutto il filmato, possiamo copiare i filtri ed incollarli semplicemente su un'altra sequenza. Oops. Ad esempio, se noi andiamo su questa seconda sequenza, andiamo a copiarne i filtri, poi ci rechiamo sulla quarta, ad esempio, e andiamo ad incollare, vedete che ho lo stesso effetto. La stessa sequ cioè sequenze diverse con gli stessi filtri applicati, quindi quello che dicevo prima. Posso anche caricarlo da documento, cioè nel senso posso andare a salvarmi i tipi di filtro con i settaggi dei filtri stessi e poi andarmeli a caricare magari su un altro file. Quindi ricordarsi di queste cose è fondamentale. Ad esempio, posso andare sempre a modificare in qualsiasi momento. Vedete, adesso voglio andare a modificare questa strada. Ecco, magari andare a scalare un poco questo parametro per vedere meglio la mia strada. Vedete, in questo modo.
Ecco fatto. Beh, anche per questa parte sull'animazione penso sia tutto. Vi do appuntamento alla prossima video lezione.